Qui intanto è uscito il freddo, è andato via il sole, il vento è cambiato, infatti abbiamo spostato il tendalino da questo lato e qui si è popolato di camper, una roba allucinante. Addirittura uno ci ha parcheggiato praticamente di fianco. Ma quello che dico io faccio una domanda ai camperisti, ma i camperisti quelli veri, non quelli della domenica, camperista vero. Cos'è che spinge una persona col camper, quindi in questo caso un camperista, a cercare costantemente di piazzarsi di fianco a un altro? Ma è una roba assurda, lo stiamo notando da quando abbiamo cominciato sta vita. Io ripeto, non ho mai avuto esperienze di vita in camper. I miei vanno in campeggio, amano andare in campeggio, si fermano in campeggio, si piazzano di fianco a un altro e stanno lì a cicerare, a fare, a guardare. E ci sta, per amor di Dio. Ma cosa spinge una persona a dire vado in libera, giusto? Quindi non vado in campeggio, ma vado a parcheggiarmi dove voglio io e ti parcheggi di fianco a un altro. Ma di fianco, questo qui è qui a 15 metri, c'è una roba assurda. Con una spiaggia, ragazzi, chilometrica, cioè non si vede la fine della spiaggia. Parliamo di una spiaggia lunga 10 chilometri. E questo stamattina è uscito dal campeggio, perché qua dietro c'è un campeggio, ed è venuto a campeggiare di fianco a noi. Una roba assurda. Ma tanti vedo che fanno così, si riuniscono proprio lì, addirittura c'è un gruppetto con due camper e una roulotte. C'è una roba assurda. Ci sta, per l'amor di Dio, se vi organizzate voi, siete due o tre amici con due o tre camper, due o tre roulotte, decidete di fare comunella, ci sta. Ma questo qui non mi conosce, io non conosco lui. Se io vengo qua imboscato tra le dune, perché non voglio rottura di palle, in teoria, questo è venuto a parcheggiato di fianco, si è messo il telo per terra, si è tirato fuori il tendalino perché c'è un sole che spacca le pietre, invece è tutto buio, vabbè, ok? E tavolo, tovaglietta, bicchiere di cristallo, si è fatto praticamente come in campeggio. Con tutto ciò che qui è vietato campeggiare, noi siamo fuori legge perché ovviamente sedie, tendalino e via dicendo, assolutamente. Però è una roba assurda. Costantemente stiamo notando questa cosa. Cercano proprio di piazzarsi di fianco a un altro. Non lo so il perché lo fanno. Io se arrivo in un po'... Beh, a parte che noi, vabbè, cerchiamo la solitudine, perché ovviamente più stai da solo meglio è. Ma se arrivo in un posto che voglio mettermi e ovviamente c'è un'altra macchina, un altro camper, qualsiasi cosa, non vado lì vicino. Cioè, mi sposto dall'altra parte. Questi invece... proprio cercano, c'era già capitato anche in Estremadura, ti ricordi col camion? Cioè, 10, vi metto il video qua sopra perché è veramente esilarante, anche lì, lago, siamo praticamente solo noi, intorno a questo lago di chilometri, questo arriva col suo camion, dove si va a parcheggiare? Praticamente di fronte a noi, a 50-60 metri di fronte a noi, una roba assurda. Vabbè, detto questo, è arrivata l'ora di mangiare. Amore mio, nonché chef ufficiale di Italian Family Overland, cosa hai in mente oggi? Pasta con le patate. Pasta e patate, buona, ma bella. Pasta e patate. Allora oggi andiamo alla grande. Pasta e patate con la sorpresa però. Perché? Con la sorpresina. Perché? Te di solito ci metti sempre qualcosa di alternativo, poi eventualmente vi rendiamo partecipi anche di questo. L'aria che si respira qua, ragazzi, è un'aria di libertà, quindi... Discorso del camper, ovviamente ognuno può fare quello che vuole, io sono di quell'idea lì. Qui è una spiaggia libera, con tutto ciò che è vietatissimo il campeggio. Si campeggia da paura, noi siamo qua da due giorni, nessuno ci ha detto niente, e quindi assolutamente sì. Bello, c'è chi vuole, gira col quad, con la macchina, con i van. È una roba veramente spettacolare, che è quella che volevamo noi. E siamo venuti qui in Danimarca appunto per cercare questo. Paesi scandinavi. Da qui in poi, ragazzi, è solo libertà. Ovviamente c'è sempre quello che dice no, ma paese che vai, regole che trovi, ci sta, però è un sapore di vita diverso. Io vi invito veramente, almeno una volta nella vita, a venire qua su e vi rendete conto, dalla Germania in poi, la Germania anche lì lasciate perdere. Dalla Danimarca in su è un'altra vita, è un altro sentimento, un altro respiro. E veramente vi invito a venire da ste parti, perché è un'altra cosa, c'è poco da fare. Vabbè, aspettiamo, anzi cuciniamoci sta pasta e patate, dai, ci fai una ricettina, perché è un po' che non mettiamo qualche ricetta nel video. Non sembra, chef, ma è un po' di tempo che non ci fermiamo con calma a cucinare qualcosa. È andato bene, con calma a cucinare. Va bene,
anticipato da Francesco, oggi mangiamo la pasta e patate. È semplicissima da fare, non è un piatto espresso, però qui abbiamo tempo, siamo piazzati ormai da 2 giorni, fino a che non ripartiamo, hai voglia di fare pasta e patate. Allora, piazzo la GoPro e andiamo avanti con la lavorazione della pasta e patate. Allora, inizio a sbucciare le patate. A casa c'ho il mio amatissimo pela patate, qui non ce l'ho, ma probabilmente lo ricomprerò. Tanto da qui alla Svezia di Ikea ce ne sono. Aggiungiamo un goccino di olio, anzi devo quasi comprarlo l'olio. Poco, tanto non devono soffriggere le patate. Proprio un secondo, non devono arrostire le patate. Possiamo già andare ad aggiungere l'acqua per la cottura. Allora, abbiamo aggiunto l'acqua, andiamo a riaccendere il fornello. Ok. Lo lasciamo ovviamente un po' alto perché almeno lo portiamo ad ebollizione. Copriamo. Seconda ricetta che, come vi ho detto, faccio il ragù perché ho il macinato da fare, da usare. Allora, cipolla, un pochettino di aglio, puliamo la carota. Io ho un metodo veloce per pulirla. Praticamente la andate a grattugiare col coltello la pelle e poi si lava. Basta, me l'aveva insegnato mia mamma, senza stare lì pela patate, pela di qui, pela di là. Comunque, la grattugio, la pulisco e la lavo. Se sono biologiche, peraltro, ma di certezza biologica, che siete andati voi a tirarle su dall'orto del contadino, allora le lavi bene e non è neanche necessario tirar via la pelle, che anche quella è ricca di vitamine. Ma in questo caso sono normali da supermercato. Ora la tagliamo, la carota è sempre un po' bastarda, attenzione alle falangi, se non il coltello non taglia bene. Le accendiamo anche queste basse basse, dicevamo è una bella prova per i fornelli oggi. 2 cotture non dico lunghe, però normali, a pieno carico, vediamo quanto dura questa bombola. Puliamo intanto 2 piccole coste di sedano. Sapete che è un po' da togliere qualche filamento. Andiamo a tagliare anche questo a pezzettini. Allora, mettiamo dentro anche il sedano, qui già bolle, la pasta e patate la possiamo abbassare. Aggiungiamo subito il macinato, questo l'abbiamo preso in Germania, era veramente bello, è un macinato di manzo e quindi l'ho preso. Allora, io lo aggiungo già perché almeno non si bruciano le verdure e si insaporisce meglio.
Allora, non ne faccio tantissimo, ne utilizzo mezza confezione e l'altra metà rimane per gli hamburger. Adesso lo chiudo bene e sicuramente ne faremo due piccoli hamburger. A posto, questa è la quantità di macinato che ho messo dentro. Allora, il macinato si è rosolato, quindi ho aggiunto un po' d'acqua, perché come sapete noi non ci portiamo dietro il vino, quindi non ho sfumato col vino. Aggiungiamo un po' d'acqua, il concentrato. Sapete che è un ragù espresso, quindi non metto il pelato, lo faccio andare ore e ore. Copriamo un attimo il sugo e lo lasciamo andare. La pasta e patate sta andando anche quella. E aggiungiamo, io avevo in giro delle linguine aperte che ho spezzato. E lasciamo che si amalgama tutto. Pronta, la pasta e patate è pronta. Vanno via i nostri amici, ragazzi. È ora di pranzo e stai scherzando, mica sporcano la cucina questa. Al ristorante. E anche lì io non ho mica capito. Facendo questa vita stiamo un po' capendo determinate cose, ma questa ancora non l'ho capita. Noi seguiamo anche canali dedicati ai camper e chi più ne ha più ne metta. Ragazzi, 9 camperisti su 10 comprano il camper super allestito. Ma super allestito, ragazzi, bombole di gas, propano, cucine, mica cucine, frigo, bagni, docce, chi più ne ha più ne metta. E poi dopo comunque non lo usano, perché non lo usano. Io vengo comunque anche dalla scuola di mia mamma, loro hanno roulotte da 20 anni. Mia mamma ha sempre comprato roulotte con dentro la cucina, ma non l'ha mai usata. Non l'ha mai usata perché comunque vada, la sporchi, la rovini, la fai, la disfai. E idem come tanti ammenicoli che vedo montati sui camper, tante cose non vengono usate, cioè uno si prepara al camper pronto per la seconda guerra mondiale e poi dopo se ne va in campeggio. Cioè, hanno anche sui pannelli solari, è una roba assurda, hanno su anche i pannelli solari, però poi dopo si attaccano al campeggio. Boh, sta cosa me la dovete spiegare, perché né io né Moira né soprattutto Maxi l'abbiamo capita. Questo mo' arrivato stamattina alle 10, che ore erano, amore? 10? Sì. 10 e mezza. Ha detto vado a farmi una giornata in libera e si è piazzato qua a 10 metri da noi, a 15 metri da noi. E si è aperto tendalino, ha messo il pavimento, tavoli, sedie, coperture, mica coperture, mica coperture. Per poi alle 14... dire ci conviene andare via perché è ora di pranzo e la colpa è nostra, con ragù e la pasta patate gli abbiamo fatto venire fame. È così, perché abbiamo appena cucinato ragù e pasta e patate, gli sarà arrivato un profumino, avrà guardato la moglie tedesca e gli avrà detto cosa mangiamo oggi, insalaten con mayonnaise. E il marito ha detto rimortacci tua, andiamo al ristorante, va. È così andata, ve lo dico io. Sì, che è andata sì, così. Sì, anche Maxi conferma. È andata così. Avrà detto: ma che è sto profumo? Ma che è? Mi sembra kartoffeln, patanen, ragunen. Che se mangia oggi? Insalaten. Ma vatta la fanculo. E quindi sì, sono andato al ristorante. Perché tanti ho visto andare via, né? Si sta svuotando la spiaggia. Arriva alle 2, si svuota. Vanno via a mangiare per poi ritornare verso le 4 e mezza, quindi vanno chiaramente a mangiare. Sì. Però dico io, c'è il camper, c'hai tutto, cucine, gas, robe varie. No, che fai, scherzi, sporco, così se vengono gente poi c'è la casa sporca. Ah, può essere, sì, che magari non sporcano e dici, sai, se viene qualcuno a vedere il camper almeno ce l'ho in ordine. Non so, una frittata, qualcosa. Poi sicuramente, ragazzi, ci saranno molte persone che cucinano, certo, assolutamente, certo. Quello è in dubbio. Certo. Però, ragazzi, io 9 su 10, ma veramente tante persone non cucinano. Non cucinano. Se ci sono le condizioni perfette, idilliache, allora forse tirano fuori la griglia
e grigliano, perché per loro cucinare vuol dire solo grigliare. Ma se devono cucinare qualcosa, non lo fanno, non lo fanno. Piuttosto se ne vanno al ristorante, perché tanto loro dicono: raga, io tiro fuori sto camper 15 giorni all'anno, esatto, devo stare lì a sbattermi a cucinare. Quel discorso lì c'ha ragione, perché io mi devo fare il culo a cucinare, robe varie. Me ne vado al ristorante, tanto io tra 15 giorni finisce tutto, quindi ci sta. Sì, sì. Però in effetti è così. Noi abbiamo degli amici che campeggiano quei 15 allora giorni. Ma allora prendi il van, lo camperizzi alla bene meglio e... Sono scuole di pensiero. C'è tanta gente che dice: io voglio il camper perché voglio il camper? Perché vicino di casa devi vedere che c'ho il camper, e perché il camper fa figo. Sì, sì. E vedere, è vero che quello, sta diventando una moda il camper. Perché il van camperizzato non si capisce che è un camper. Quindi il vicino di casa magari dice: guarda sto zingaro. Con il camper invece, il camper è tanta roba. Però sta cosa la stiamo notando. Vanno via, ormai sono 2 giorni che siamo qua. Vanno via alle 2 e ritornano verso le 4, 4 e mezza. Penso che tornino al campeggio qui a 3 km a mangiare al ristorante, oppure vanno, ci sono dei bar, ci sono dei ristoranti qui. Però lo trovo veramente assurdo. Cioè lì poi ti rilascia il discorso del campeggio, del camper, scusatemi. Il camper è stato concepito per un uso libero, per un uso in wild, in natura, scoprire mondi nuovi, rilassarsi fuori dal casino, fuori, cioè essere autonomi, anche perché comunque i camper oggi hanno veramente di tutto dentro. Ridursi a dormire in campeggio, perché vanno veramente a dormire in campeggio, questi vanno in campeggio solo per dormire, perché poi la mattina ritornano qua. Ridursi ad andare in campeggio a dormire e addirittura andare nei ristoranti a mangiare, lo trovo veramente assurdo. O perlomeno in fase di acquisto gli dite al tipo: ascoltami, a me non me lo mettere la cucina, non mi mettere il forno, non mi mettere questo. Mamo, tanti vanno in campeggio anche a fare la doccia, non usano neanche la doccia. Sì, è vero, tanti usano la doccia del campeggio, con tutto ciò che hanno un bagno magari super attrezzato, con docce, mica docce, acqua calda. Non lo so, dite la vostra sotto nei commenti, come al solito siete liberi di scrivere quello che volete. Maxi comunque non approva. Ma hai visto il tramonto? Ragazzi, questo vuol dire vivere in libera. Guardate che roba. Lì c'è un tramonto con un sole allucinante e qui non c'è nessuno. Questo vuol dire vivere in libera. Vivere in mezzo alla natura e da soli. Ma che roba. Mamma mia, ragazzi, che sole. Bellissimo, eh? Spettacolo. Non l'avevo mai visto così rosso. No, eh? Neanche io. E sono le 10 e un quarto, eh? Sono 10 e un quarto di sera? Sì, sì. Che spettacolo. Sì, siamo da soli. Sì. Che figata. Sì. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Bentornati sul nostro canale. Giornata molto ma molto interessante. Allora, siamo venuti via dalla spiaggia di Romo, prima perché dovevamo caricare l'acqua e dovevamo scaricare le acque nere, grigie, non so mai come cavolo chiamarle. Abbiamo fatto anche gasolio, adesso stiamo cambiando spiaggia. Adesso la cosa importante da fare è la doccia. Veniamo praticamente da 2 giorni di brutto tempo e quindi dobbiamo lavarci. Stiamo andando in un'altra spiaggia, qui è pieno di spiagge, una roba veramente incredibile, e stiamo andando in questa spiaggia molto ma molto riservata.
modo che possiamo con calma lavarci, farci le nostre cose. Devo costruire un sistema di fissaggio per i fornelli nuovi, perché i fornelli nuovi ovviamente non ci stanno nel mobile, per adesso li abbiamo appoggiati. E mi sono studiato un modo per fissarlo e devo soltanto costruirlo. E poi niente, la Danimarca comunque è speciale, eh? Sì, è un bel territorio, veramente. È un bel territorio, ma poi ti senti poi in un paese veramente tranquillo, rilassante. Ci piace veramente. E il progetto comunque è quello di andare su a Capo Nord, anche se la Norvegia ancora oggi purtroppo è chiusa. E però vabbè, noi tanto comunque c'è la Svezia sto giro ce la vogliamo proprio godere a bombazza. Voglio fare un falò al giorno, ma no, più che un falò, una grigliata al giorno, ogni giorno voglio grigliare. E quindi sì, ce la vogliamo proprio godere la Svezia. Adesso niente, stiamo camminando un po', hanno delle case spettacolari, adesso magari vi faccio andare qualche immagine, con i tetti in paglia. Sì. Con i tetti in paglia. È uscito finalmente il sole e niente, viaggiamo. Qui il navigatore mi dà 50 km a questa mitica spiaggia e andiamo avanti. Ci fermeremo per un caffè, perché ho proprio voglia di fermarmi a bere un caffè. Qui c'è una famosa azienda, ci passammo anche l'anno scorso, che costruisce le pale eoliche. Sì, le pale eoliche che vedete in giro per il mondo, la maggior parte vengono costruite. Danimarca. Franci, com'era il bagno? Spettacolo. Pulitissimo, vero? In mezzo alle dune. In mezzo alle dune. Vieni a vedere cos'è la Danimarca. In mezzo alle dune. Aspetta un momento. Stai qua, Maxi. Questa è la Danimarca. Servizi pulitissimi in mezzo al nulla, vicino alle dune. La stufa, tavoloni ricreativi. Non devi dire questa è la Danimarca. Questa è il Nord Europa. Questi? No, neanche. Questa è la Scandinavia. Questa è la Scandinavia. Questo è il primo paese scandinavo. Sì. E più salite, meglio è. E in caso non voleste mangiare fuori perché è una bella giornata, lì in giardino c'è anche un tavolo con delle panchine. Sì, sì. Tutto completamente gratuito. Tu ti fermi e utilizzi la stufa. E qui a 100 metri ci sono le dune con il mare, sì. Quindi... E ti farò vedere, pensa che ho messo anche la finestrella con vista, che potevano evitare volendo, invece sì. E quella ti farò vedere che è un altro rifugio, perché c'è la strada proprio per andare lì. Perché rifugio non è solo in montagna. No. Cioè, qui hanno la concezione che montagna e mare, rifugio come c'è in montagna, c'è anche in mare. Bellissimo.